Benvenuti stasera, innanzitutto vi ringrazio per essere qua. Il primo applauso, l'unico, è quello che vi chiedo sempre, lo facciamo a voi perché tutto nasce da voi e tutto a voi torna. L'altro ringraziamento lo faccio ai miei tecnici perché sono quelli che stanno lavorando qua stasera, a differenza di noi che parleremo. Siamo seduti in un posto che è ricco di memoria e che è ricco di quella perdita della memoria. Facciamo un giro in quello che è il nostro centro storico. È diventato un guscio silenzioso con centinaia di cartelli fosforescenti. Bello, no? Il colore, le cose. Peccato che i cartelli fosforescenti sono i cartelli con la scritta Vendesi e che hanno sostituito il nome sulle porte delle famiglie gloriose di questo paese, quelle che hanno fatto la storia e l'identità di questo posto. I nostri nomi venduti attraverso la vendita delle case, che sono diventati dei gusci vuoti, un paese pieno di identità e senza un'identità intera. Ci hanno tolto un pochino di quel nome, quella dignità, di quelle vite. Il paese fantasma ha perso il possesso delle sue strade, semplicemente le ha ingoiate, così che nessuno possa raggiungerci e neanche noi possiamo raggiungere i luoghi di lavoro, quelle che sono le nostre attività. Ci muoviamo su quelli che sono diventati dei tratturi ormai, quelli che sono staccati dalle vie principali. Addirittura a volte usciamo in cerca dell'acqua, poiché c'è stata una civiltà prima di questa in cui a Bella l'acqua arrivava nelle case attraverso le infrastrutture. Un paese senza l'acqua corrente nelle case è un paese che, diciamolo, sprofonda leggermente in quella che è un po' di umiliazione. Quando ci chiedono una cartolina non abbiamo nulla da fotografare perché tutto è crepa, buca, rovina, tutto è ammasso di rifiuti e abbandono, incuria, almeno in parte, via gli alberi, via le fontane, sì, il profilo urbano non è necessario, tanto di che cosa dovremmo averne bisogno qua, delle banchine, perché dovremmo aver bisogno degli alberi? Siamo speciali noi, no? Che bisogno abbiamo? Di sederci, di stare seduti insieme, di sentire le fontane? Sono cose inutili, no? Vero, è così. Via i lampioni, che ce ne dobbiamo fare? A Carlotta è successo ieri che per colpa dei lampioni, che non sono una cosa utile alla fine, si favorisce quella che è una zona di pericolo e quindi i furti. Ce li ricordiamo i furti, no? Penso di sì, abbiamo memoria. Ci rimane però il motore di ogni rivoluzione, io ce l'ho davanti, ci rimangono i bellesi, vanno bene le panchine, i bellesi ce li abbiamo e sono qua. Sono questi da questa parte, questi davanti a me, i miei 12. E ai bellesi che dedichiamo questo progetto e mi dispiace quando Vito, che pure mi conosce e che sa che tipo di persona sono, che conosce la mia professionalità e conosce la mia persona, perché la persona viene prima, immagina che io abbia il carattere per avere qualcuno dietro di me che mi manovra e che tira i fili. Mi meraviglio e questo sì che fa male al cuore, questo sì, perché alla base e prima di dire tutte le cose che sono utili in questo momento, che capisco è il momento delle amministrative e che è un momento brutto per tutti, ci sono dei rapporti personali che vanno al di là e che toccano ad esempio le persone care che sono vicino a te e alle quali io stessa voglio bene. E questa sera mi è dispiaciuta, non per le cose, Mariani, gli altri, Muro, di cui non mi interessa assolutamente niente, ma per il fatto che questa cosa l'hai detta a me ed è un peccato personale e ci passiamo sopra perché avremo, credo, momenti privati per discuterne. La politica che ascolta è bella ed è vero, ma non può sturarsi le orecchie soltanto un mese prima delle amministrative, perché questa non è la politica che ascolta, questo non è un paese di smemorati, questo non è un paese a cui si può raccontare qualcosa che è diverso da quello che è evidente, che è sotto gli occhi di tutti. Fatelo questo viaggio con me, abbiamo una cartina da questa parte. E la politica, che è quella del faremo, in questi anni non si è mai trasformata nella politica del abbiamo fatto, non è successo, se non in parte. Quello che cercheremo di fare noi è passare dal paese fantasma al paese ideale, che è quello che vi raccontiamo attraverso il nostro programma ed è quello che la cittadinanza stessa ci chiede di raggiungere.
e lo facciamo in questo paese fantasma nel quale è impossibile tornare. E ve lo dico io che sono salita su questo palco e sono tornata e la prima cosa che mi hanno detto è: sei brava, ma sei brava finché rimani fuori dai confini del nostro paese. Quando t'azzardi a voler tornare qui in questo ruolo, già non vai più bene, non va più bene, questo non va più bene. Se non credi ad un progetto con forza in questo paese, vieni trapassato coi coltelli. Nel paese fantasma ti devi muovere al di là della calunnia e lo devi fare, perché altrimenti scatta subito il vecchio trucco politico. Se non riesci a convincerli, allora confondili. Hanno cercato, hanno provato a confondere, io lo capisco, è chiaro, è naturale, l'abbiamo detto, questi sono i giochi della politica, l'abbiamo capito, siamo arrivati adesso ma abbiamo imparato in fretta, è una delle nostre doti, è delle doti dei giovani, molti dei quali convergono nell'Elisa di Leonardo, che conosco e che stimo. Succede che alla lettura del nostro programma c'è la parola manager. Dio santo, sta parola, che peso è stata, guardate, se avessi potuto anche dirla soltanto in italiano avrebbe fatto, credo, meno paura. In un paese in cui i programmi amministrativi sono un copia e incolla tra di loro, di 5 anni in 5 anni, in cui non si muove una foglia nella scrittura dei programmi, e ve lo dimostro col cartaceo, questo è il programma 2012-2017, quindi della scorsa amministrazione. Questo è il programma di centrosinistra di Perbella, a parte la parte iniziale che racconta la storia di Leonardo, che è sua e quindi è fatta salva ed è di tutto rispetto. E Leonardo sa cosa penso di lui. Tutte quelle parti che vedete sottolineate, tutte, sono riprese integralmente dal programma dell'amministrazione scorsa. Quando si dice partecipare a qualcosa in questa maniera, interamente riprese, non liberamente ispirate, ma interamente riprese, interamente. Quindi è un problema quando dall'altra parte il programma è autoriale. Autoriale che significa? Che qualcuno, tipo io, si siede a un tavolo e lo scrive interamente, fa ricerche, porta avanti queste ricerche, incontra le idee dei propri 12 e le integra a questo programma. Il manager, si sono inventati di tutto su questa figura di questo manager, la fantasia che tutti ci devono mettere nei programmi, ovviamente non è riferito direttamente a voi, le calunnie sono larghe, non vengono direttamente da quello che è la lista di Leonardo, non voglio dirlo, sono altri quelli che hanno parlato, sono tutti, sono tanti. Le favole, sono uscite fuori le favole, i fratelli Grimm non hanno avuto tutta questa fantasia, non l'hanno avuta. Chi è il manager? È un ex politico bellese che è stato manager anche in altri comuni. Ok, non è quello il manager, assolutamente no. Vi racconterò invece oltre come quei manager mi sono stati mandati per intimorirmi e per evitare che io fossi capolista in questo lavoro di lista. E quando andremo, quando il 12 giugno, arriveremo al 12 giugno, che io sia, cioè, arrivi ad essere sindaco o no, questi testi, questi documenti, queste prove, perché così si chiamano, verranno rese pubbliche e verranno intraprese le diverse azioni legali su questo, e ve lo garantisco, questo ve lo garantisco. L'altra favoletta sul manager, anzi sull'idea del manager, Veronica tornerà a Roma per il suo lavoro e il manager diventerà sindaco del comune. Ma il fatto di essere abituati ad avere i sindaci per procura vi fa dimenticare che questo sindaco qui, futuro sindaco, quando lo sarà, sia adesso o tra 5 anni, non saprà, non potrà permettere a nessun altro di avere il suo posto, perché si è attraversato l'inferno per arrivare fino a qua, e col cavolo che faccio fare il sindaco ad un altro. Allora chi è il manager, dice uno, perché se non lo dici, a parte il fatto che si poteva semplicemente passare dalla sede che abbiamo aperto e lasciato lì e chiederlo a me,
personalmente. Io lo so che è difficile sto problema di andare da qualcuno e chiedergli la verità, perché è molto più divertente inventare, fare favolette, scrivere illazioni, parlare di calunnie. Lo so che è molto divertente. È divertente perché si ha l'abitudine, soprattutto quelli appartenenti alle piccole caste aristocratiche del potere bellese, di essere appollaiati sui balconi e di produrre queste favolette e di lasciarle cadere sulla popolazione, immaginando una popolazione idiota. Questo paese non è un paese di idioti, questo paese vi conosce e conosce me, e questo è più importante. Lavoro da 15 anni con le università, con due studi prestigiosi di avvocati a Roma e in un ambulatorio a chiusura del comune di Roma. Scrivo progetti e con le persone con cui scrivo progetti ottengo finanziamenti. I manager sono colleghi che posso interpellare nella scrittura di questi progetti. Progetti che l'Unione Europea premia con i soldi. Gli ultimi tre assegnati a dicembre ai miei studenti sono stati beneficiari ognuno di 250.000 euro. I manager, a parte me, sono amici, colleghi di facoltà che lavoreranno per me pro bono, e quando io deciderò di pagarli lo farò utilizzando la mia indennità di servizio. E la questione manager è risolta. Bastava chiedere, seriamente bastava chiedere. Qual è la seconda? Ho creduto, lo devo dire onestamente, per una volta, che avendo da una parte una compagine che non ha amministrato e che quindi non ha dalla sua quelli che possono essere errori attribuibili ad altre amministrazioni, avrei avuto l'opportunità di avere di fronte e di avere davanti in realtà un diverso regime, un diverso discorso, un diverso modo di comunicare, perché è chiaro che se si è abituati ad avere davanti sempre altri politici si utilizza uno stesso stile, quando si ha davanti un'altra compagine lo stile dovrebbe cambiare, e questo mostra come la capacità di essere dinamici è assolutamente mancante, è assolutamente carente. L'altro problema qual è? Il problema è che non ci sta nessuno qua che appartiene alla casta, né quella politica né quella dei figli, e quando abbella uno cerca di fare una cosa che vada al di là della casta e che vada a promuovere un lavoro nuovo di giovani che non ha nessun collegamento altrove, questa cosa non va bene. Questo che vuol dire? Che chiunque non appartenga a questo non può far partire alcun tipo di progetto, semplicemente perché non si può. Io fossi stata un politico di lunga durata, di professione, nel senso che ha maturato esperienza, avrei gioito della volontà di altri di fare qualcosa che fosse indipendente. Avrei gioito di questo e non è accaduto. Il secondo problema macchinoso è stato quello dell'identità. Ha attivato un'altra macchina del fango. Siamo in un paese che si permette il lusso di costruire un'identità, o meglio, la stabilità sull'idea di un'identità. È una cosa che è servita come bandiera d'apertura, la vostra, e che ovviamente si vedeva in negativo sul fatto che tra di noi non c'è un'unica identità. È successo che l'identità comune è passata su quella che è l'idea dell'integrità dell'individuo, di cui non si è curata. Non si è curata dell'individuo all'interno della propria compagine e non è riuscita a garantire, attraverso pure l'unica identità, quella che è l'identità del singolo, che invece a me preme molto, mi preme molto questa identità. E così succede che la politica cambia perché cambiano le esigenze, e anche il nostro di comizio sarà molto diverso. Lo percorreremo mostrandovi quello che è il paese fantasma e gli interventi che abbiamo previsto attraverso quello che è il nostro programma. Quando un programma viene scritto in forma autoriale ed è in copia unica ed è il primo, è l'inedito, può permettersi di accogliere le idee innovative, soprattutto di essere efficace, funzionale e diretto a risolvere i problemi. È dedicato all'intero territorio, naturalmente, all'intero territorio che va e che comprende tutto quello che è il nostro paese. E sarà nostra cura parlare di punti programmatici e specifici previsti per le diverse zone. Perché? Perché oltre a parlare qui a Bella, parleremo in altre due date, il 4 giugno e il 7 giugno, rispettivamente a San Cataldo e poi a Sant'Antonio Casalini, così come abbiamo fatto per le nostre giornate di presentazione.
Racconteremo il territorio e le cartoline della devastazione e le guarderemo insieme a voi. E vi racconteremo in che modo le idee del nostro programma vanno a compenetrarsi e a sistemare quelle che sono le inadeguatezze di queste cartoline.